Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Questa volta la confessione dell'ex moglie di Albano Carrisi è stata fatta di fronte ai microfoni di Silvia Toffanin e non più nello studio di Mara Venier come suo solito. Un'intervista in cui la Power ha raccontato uno dei momenti più difficili che attualmente si trova a vivere, anche se è riuscita già a superare la parte peggiore della situazione. Romina Power cambia vita. Da anni ormai i fan sperano che Romina Power ed Albano Carrisi tornino sui loro passi e decidano di darsi l'ennesima possibilità. Per il momento però sappiamo che ciò non potrà accadere, in quanto il cantante di Cellino San Marco vive felicemente la sua vita insieme a Loredana Lecciso, donna con cui fa coppia fissa da circa 20 anni e con la quale ha messo al mondo due figli, Jasmine e Albano Junior. Per quanto riguarda Romina, attualmente si gode la sua vita da singoli, in quanto in vista sembra non esserci nessuna love story né tantomeno storia segreta da rivelare. Ciò di cui ha bisogno adesso per andare avanti è soltanto l'amore dei suoi figli e dei nipoti, quelli che le ha regalato la figlia Christelle. Con Albano ha un buon rapporto, un qualcosa che può essere definito soltanto come una semplice amicizia e nulla di più. Dopo essere riuscita a ritrovare la sua indipendenza, Romina ha preso una decisione sensazionale. Ha fatto le valigie ed ha abbandonato quel luogo in cui ha vissuto per molti anni per tornare in Italia. E così, gli Stati Uniti si trovano a dire addio alla Power, donna che ha scelto di trasferirsi in Puglia, molto più precisamente nel cuore del Salento. Il dolore vissuto da Romina Power. Di fronte ai microfoni di Verissimo, Romina Power ha raccontato di aver vissuto dei momenti molto difficili a causa di un'operazione a cui è stata sottoposta. Essa infatti è andata a finire sotto i ferri per un problema legato al ginocchio, un intervento fondamentale per fare in modo che non fosse costretta a restare per sempre su una sedia. Una situazione che, come lei stessa rivela, non è stata superata con tanto semplicità: al momento sono in fase di recupero per i problemi che ho avuto al ginocchio. Non riuscivo quasi più a camminare, mi hanno operato quest'anno. Fortunatamente però Romina Power è una donna forte e molto paziente, in quanto, è solo grazie a questo percorso molto lento che, poco alla volta, sta riuscendo a ritrovare il sorriso e la voglia di vivere. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.